a tutti, oggi sono qua per fare un nuovo unboxing insieme a voi. Apriremo infatti la Kawaii Box. Per chi non fosse familiare con questo tipo di scatola, si tratta appunto di un servizio di scatole mensili, quindi vi inviano una volta al mese una scatola che contiene circa 10 oggetti provenienti da Cina, Corea e Giappone. Sono tutti oggetti kawaii, quindi carini, pucciosi, possono essere penne, quaderni, pupazzi, caramelle, insomma, c'è veramente di tutto. Sono estremamente curiosa di vedere quale sarà il contenuto di questo mese, quindi direi di aprirla immediatamente. Se avete comunque altre curiosità, vi rimando al loro sito che è qua sotto in descrizione. C'è spiegato veramente tutto. Scopriamo cosa c'è al suo interno. La cartolina è andata a farsi benedire. Comunque, vediamo. Ta-da! Vedo un sacco di cose rosa, che colore! Ma c'è un gatto! Allora, visto che l'ho visto per primo, direi di partire subito con questo borsellino portachiavi che c'ha un gatto con gli occhi a cuoricino, o meglio con tipo degli occhiali a cuoricino, ed è rosa! Tra l'altro è lo stesso rosa delle mie lucine. Eccolo qui, è appunto un borsellino, all'interno è verde, non so per quale motivo. Comunque un borsellino tipo in finta pelle con questo gattino super puccioso. E appunto si può attaccare alle chiavi o allo zaino, che carino. C'è poi un'altra cosa che sembra di peluche ma non ho capito bene di che cosa si tratti, perché sembra abbastanza pesante, quindi scopriamolo subito. Oh mio Dio, oh, è un coniglio, che carino, è bellissimo, c'ha anche la codina, che carino, dentro c'ha tipo, non il riso, però ha dei chicchi per farlo stare in piedi, insomma, è super soffice e morbidoso, che carino, finirei subito sul mio comodino, io adoro queste cose carine che non hanno utilità. Un'altra cosa che vedo è una specie di kit formato da una lente di ingrandimento e una penna. Qua dice Invisible Pen Set, quindi sarà una penna invisibile. Vediamo un po' dietro. Ah, praticamente si scrive con la penna e il tappo ha poi una lucina, quindi si vede soltanto quello che scrivete se accendete poi effettivamente la luce di questa penna. È spiegato comunque meglio qua dietro, spero di essermi spiegata. Non so allora a questo punto che cosa possa servire la lente di ingrandimento. Comunque va bene. C'è un altro set molto in tinta con il mio maglioncino barra pigiama, ve l'ho detto, che infatti ha questo pinguino molto carino. È un block notice con una penna, un nastro, quindi si può appendere tipo alla parete, e ci sono anche degli adesivi. Adesso questo magari provo ad aprirlo per vederlo meglio. Questo è il quadernino all'interno e ha una specie di custodia in plastica con appunto il pinguino e il posto per inserire la penna. Ha poi il nastro per poterlo appunto appendere, come vi dicevo, ci sono anche degli adesivi. Sono pochi e piccolini, però sono comunque molto carini. Un'altra cosa che io adoro immensamente è questa portamine. È bellissima perché è azzurra, poi ha questo cupcake e io uso tantissimo le portamine. Qua da noi ci sono delle portamine veramente bruttine, tipo quelle della Bic, sono plasticose. Anche questo ovviamente in plastica, però è fatta decisamente meglio, sembra quasi una penna ed è veramente molto carina. Siccome abbiamo già una penna invisibile e una portamine, non poteva non mancare un quadernino a tema spaziale. Questo è veramente bello, c'è scritto Dream and Explore, bellissimo. È a righe, molto semplice, a righe così, però è molto carino, è grande quanto la mia mano praticamente, però mi piace molto il tema spaziale, bellino. Ci sono inoltre degli adesivi abbastanza discutibili, tipo per il cellulare. A me personalmente non piacciono, sono proprio dei patacconi simil pietruzze, non mi piacciono particolarmente, però
secondo me possono essere carini sui pacchi regalo. Adesso che si avvicina Natale magari proverò ad utilizzarli per fare o i biglietti o per decorare il nastro o i pacchi regalo. Potrebbe essere un'idea carina per Natale. Poi c'è l'apoteosi degli stickers. Io non ho mai visto degli adesivi così carini e... non lo so. Allora, gli adesivi in questione sono questi qua. Sono in 3D e all'interno hanno delle palline che si muovono. Cioè, rappresentano dei gattini e dei topolini e dentro hanno appunto queste palline che si muovono. Non li avevo mai visti. Non pensavo esistessero degli stickers del genere. Ho quasi paura ad utilizzarli perché se si spaccano fanno un macello, secondo me. Però hanno dei disegni molto carini. Non lo so. Con il prossimo oggetto torniamo nuovamente a quando andavo alle elementari e utilizzavo gli elastici per capelli con i cuoricini. Sono coloratissimi e anche i cuoricini sono altrettanto colorati, però sono anche molto infantili, cioè io non penso che li metterei fuori di casa, a parte magari quello rosa e quello viola che assomigliano al mio colore di capelli, quindi si mimetizzano un po', però sono un po' infantili, quindi... cercherò anche per questi un uso alternativo, magari per legare assieme degli oggetti, i pennelli, tipo quando si va in viaggio, o non lo so, ci penserò su, poi vi farò sapere. Sono infine rimaste due caramelle. Questo è un kit fai da te per fare appunto le caramelline al gusto di uva, melone e arancia, e hanno questo aspetto qua. Però al momento non ho il tempo per poterlo fare insieme a voi, quindi lo rimando magari per un prossimo video aggiornamenti o non so che cosa, o magari per una live su Facebook. Magari fatemi sapere se siete curiosi di vederlo, altrimenti me lo faccio da sola e metterò una foto su Instagram. L'altro pacchetto invece è di semplici caramelle al melone, quindi queste le assaggio insieme a voi. Oddio, è uscita una polvere un po' strana da sto sacchetto. Allora, le caramelle sono veramente semplicissime. Non sanno di melone, sanno di cicca, sanno di fragola chimica. Una volta che si rompono in bocca, quindi quando andate a morderle perché sono solide come caramelle, l'interno è leggermente liquido e sa un po' di più di melone rispetto all'esterno. Non è malvagio, non è cattiva come caramella, ma non è neanche la mia preferita, mettiamola così. Questo era quindi il contenuto della box di questo mese. Fatemi sapere qua sotto nei commenti qual è l'oggetto che vi è piaciuto di più. Io sono molto combattuta fra la portamine, il quadernino e... questo coniglietto che non ha alcuna utilità, però è carino e sofficioso e quindi mi piace molto. Il video però non finisce qui, perché avete infatti l'opportunità di vincere una Kawaii Box tutta vostra. Per poter partecipare al giveaway vi basterà cliccare il link che trovate qua sotto in descrizione. Questo link vi reindirizzerà a una pagina in cui dovrete accedere tramite un'email. Mi raccomando, inserite un'email valida che utilizzate, che controllate periodicamente, perché io poi contatterò il vincitore tramite quell'email, a quell'indirizzo email, quindi se non la guardate non posso comunicarvi che avete vinto. Mi raccomando, questo è il passaggio più fondamentale. Dopodiché è tutto semplice, vi basterà essere iscritti al canale, seguirmi su Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, potete scegliere voi, non dovete necessariamente seguire tutti i social, basta uno per poter partecipare al giveaway, quindi non vi preoccupate se non avete un qualche tipo di social, vi basta cliccare una sola opzione per poter partecipare e avere quindi l'opportunità di vincere una Kawaii Box tutta vostra. Spero di essere stata chiara, vi riscriverò comunque tutte le regole, i vari passaggi qua sotto in descrizione nel caso mi fossi persa qualche cosa. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!